Cari amici, buongiorno. Anche questo sabato, ecco, siamo un po' impediti a registrare immediatamente delle cose belle nel nostro orto, però ugualmente vogliamo avere questo momento di incontro con voi e mostrarvi delle cose belle che noi possiamo trovare in questo ambiente. E quindi vi vogliamo mostrare questi frutti che sono le prugne. E perché? Anche perché ci ricordiamo, non soltanto si possono consumare fresche, ma le prugne possono essere anche essiccate, possono essere conservate anche per l'inverno, soprattutto perché i benefici che riceviamo da questi frutti servono anche nei momenti, diciamo, quando fa più freddo, quando c'è più bisogno anche di questi benefici che riceviamo da questi frutti. E quindi vi mostriamo queste immagini che abbiamo registrato durante i mesi di autunno, nell'autunno scorso. Ecco, cari amici, ci fermiamo ancora una volta vicino a un albero del nostro orto. E quest'albero, penso che tutti quanti lo riconosciamo, è l'albero del pruno, le prugne che produce. Vedete, anche quest'albero quest'anno ha dato tanti frutti. E ho notato una cosa in questi giorni, che nonostante sia avanzato il tempo, non sono ancora mature. Però sappiamo bene le ottime qualità che troviamo in questo frutto. Una delle caratteristiche, noi sappiamo bene, che aiuta il nostro organismo, no? Per quanto riguarda la digestione, le prugne sono un toccasano per questo aspetto. Ma poi hanno, come tutti gli altri frutti, hanno una carica di vitamine, di bontà, più che di proteine, ma di bontà, che aiuta il nostro organismo. E sono anche l'aspetto esteriore, se lo notiamo, no? Sono dei colori magnifici, dei colori veramente belli, anche perché, vedete, c'è un viola scuro. Però se li ripuliamo, ecco, voglio prendere un frutto per mostrarvi, se ripuliamo appena appena questa patina, che qui non è causata dalla polvere o da altre cose, proprio è nella natura che protegge un po' la corteccia di questi frutti. Però vediamo, no? Quando togliamo questa patina, un colore diverso appare dentro, e poi questo colore cambia nel momento della maturazione, ecco, l'evolversi, diciamo, anche dell'aspetto esterno di questi frutti, che maturano e si rendono generosi, si rendono utili al nostro organismo. Questi li raccoglieremo quando saranno maturi, ecco, penso che senz'altro mangiandoli loderemo il Signore, ma anche chiederemo a Lui che ci aiuti a custodire non soltanto il nostro spirito, il nostro cuore, ma anche il nostro corpo nel modo giusto, come Lui desidera che lo custodiamo, perché serva al bene, perché produca tanto bene nella nostra comunità. Buona giornata a voi.